Martedì 20 dicembre. Lettura del Vangelo secondo Luca. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. La visita dell'angelo a Maria evoca le visite di Dio a diverse donne del Vecchio Testamento: Sara, madre di Isacco; Anna, madre di Samuel; la madre di Sansone. A tutte loro fu annunciata la nascita di un figlio con una missione importante nella realizzazione del piano di Dio. La narrazione comincia con l'espressione «nel sesto mese». È il sesto mese della gravidanza di Elisabetta. La necessità concreta di Elisabetta, una donna avanzata in età che aspetta il suo primo figlio con un parto a rischio, è lo sfondo di tutto questo episodio. Elisabetta è menzionata all'inizio e alla fine della visita dell'angelo. L'angelo dice: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». Parole simili sono state dette anche a Mosè, a Geremia, a Gedeone e ad altre persone con una missione importante nel piano di Dio. Maria è sorpresa dal saluto e cerca di capire il significato di quelle parole. È realista, vuole capire, non accetta qualsiasi ispirazione. L'angelo risponde: «Non temere, Maria». Come avviene nella visita dell'angelo a Zaccaria, anche qui il primo saluto di Dio è sempre «non temere». Subito l'angelo ricorda le promesse del passato che saranno compiute grazie al figlio che nascerà e che deve ricevere il nome di Gesù. Lui sarà chiamato Figlio dell'Altissimo e di lui si realizzerà il regno di Dio. È questa la spiegazione dell'angelo, in modo che Maria non si spaventi. Maria è consapevole della missione che sta per ricevere, ma continua ad essere realista. Non si lascia trascinare dalla grandezza dell'offerta ed osserva la sua condizione. Analizza l'offerta a partire da certi criteri che ha a sua disposizione. Umanamente parlando, non era possibile. Come è possibile? Non conosco uomo. L'angelo spiega che lo Spirito Santo, presente nella parola di Dio fin dalla creazione, riesce a realizzare cose che sembrano impossibili. Per questo, il santo che nascerà da Maria sarà chiamato Figlio di Dio. Il miracolo si ripete fino ad oggi. Quando la parola di Dio è accolta dai poveri, qualcosa di nuovo avviene grazie alla forza dello Spirito Santo. Qualcosa di nuovo e sorprendente, come che un figlio nasce ad una vergine
o un figlio nasce ad una donna di avanzata età, come Elisabetta, di cui tutti dicevano che non poteva avere figli. E l'angelo aggiunge: vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese. La risposta dell'angelo chiarisce tutto per Maria, e lei si dona: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Maria usa per sé il titolo di serva, ancella del Signore. Questo titolo di Isaia, che rappresenta la missione del popolo non come un privilegio, bensì come un servizio agli altri popoli. Più tardi, Gesù definirà la sua missione come un servizio. Non sono venuto per essere servito, ma per servire, imparò dalla madre. Cosa ti colpisce maggiormente nella visita dell'angelo Gabriele a Maria? Gesù elogia sua madre quando dice: «Beato chi ascolta la parola e la mette in pratica». Come si rapporta Maria con la parola di Dio durante la visita dell'angelo?